Carlo III e la regina consorte Camilla sono arrivati a Buckingham Palace, da dove più tardi partirà la processione verso Westminster Abbey per l'incoronazione. Il re è stato fotografato all'interno dell'automobile ancora vestito in abito scuro, camicia bianca e cravatta blu con elementi bianchi. La folla ai lati del Mall, il grande viale che conduce a Buckingham Palace, ha accolto il corteo di auto con un forte applauso e Carlo e Camilla hanno salutato i presenti dalla loro Bentley. Nel frattempo, all'abbazia di Westminster, molti politici e celebrità sono arrivati e hanno preso posto. I musicisti hanno iniziato il riscaldamento in vista della cerimonia. Le porte dell'abbazia di Westminster sono aperte e cominciano a sfilare i primi ospiti che assisteranno alla storica incoronazione di Re Carlo III. Si tratta per lo più di una ventina di membri della Camera dei Lord con i loro tradizionali abiti rossi. Altri ospiti stanno arrivando. Gli uomini indossano il tradizionale tight. Le signore sfoggiano colorati cappellini e tacchi. Più di 2200 persone sono attese alla cerimonia tra membri della famiglia reale e rappresentanti internazionali di 203 paesi. Tra cui circa 100 capi di Stato ci sarà anche il presidente italiano Sergio Mattarella insieme ai rappresentanti delle comunità e delle associazioni benefiche. Anche un certo numero di reali da tutto il mondo saranno presenti per celebrare Carlo III. In mezzo alla navata centrale è posizionata la Coronation Chair, con inglobata la pietra del destino.